Asimov è stato un biochimico vissuto tra il 1920 e il 1992, passato alla storia perché è il più importante scrittore di fantascienza, con una produzione che conta circa 500 volumi. Oggi sono qui per parlarvi del primo libro di Asimov che io abbia mai letto. Sto parlando di Viaggio allucinante. Questo libro è del 1966 ed è uscito lo stesso anno del film. La cosa curiosa è che questo credo che sia uno dei pochissimi casi in cui il libro è uscito dopo il film. Mi pare che la stessa cosa sia per Guida Galattica. In realtà, questo libro non parte da un'idea di Asimov. Infatti, lui non fa altro che prendere la sceneggiatura del film e cercare di colmare le lacune più importanti a livello scientifico. In realtà, Asimov non sarà mai completamente soddisfatto di questo lavoro, tanto che nel 1987 scriverà un'altra storia intitolata Destinazione Cervello, nella quale le linee guida sono simili a questa storia, ma è un'altra storia, cioè è proprio una cosa totalmente diversa. Io ho questa versione di Oscar Mondadori, che fa parte della collana I Grandi della Fantascienza. È venuta a costare 10 euro tondi tondi, sono circa 200 pagine, suddivise in 18 capitoli diversi. La storia. In pratica ci sono due paesi, e la cosa curiosa è che i nomi di questi paesi non vengono mai fatti, anche se secondo me sono abbastanza intuibili, si parla di un noi e di un loro, però vabbè, questi due paesi si trovano in guerra. Il problema è che questa guerra vive una situazione di stallo da circa 50 anni e c'è uno scienziato che riesce a trovare, dice lui, una soluzione. Il problema è che prima che lui possa dire a qualcuno questa soluzione, praticamente succede un qualcosa e a lui viene un embolo. Da qui parte la storia vera e propria, perché si forma un gruppo di 5 persone, tra cui una ragazza, che vengono rimpiccioliti all'interno di una navicella spaziale per entrare nel corpo di questo scienziato ed eliminare l'embolo. Prima cosa bella, all'interno di queste 5 persone c'è una buona suddivisione dei ruoli, perché c'è, diciamo, lo scemotto, che in realtà non è uno scemotto, però diciamo si atteggia un pochino a scemotto, che a parte che fa ridere, quindi rende la lettura ancora più divertente, leggera e dinamica. Ma poi è quello, diciamo, un po' ignorantello dal punto di vista scientifico. E questo aiuta perché è lui che fa le domande che farebbe il lettore. Grazie a lui, durante il libro si riescono a spiegare delle cose in modo più camuffato. Perché? Perché all'interno di queste 5 persone, oltre a questo che fa le domande, c'è anche un'altra persona che invece è persona di scienza che risponde a tutte le domande in modo molto esaustivo. Una cosa che c'è da dire, per chi abbia visto il film, il finale ho letto che è diverso. Io il film non l'ho visto. Di solito prima vedo il film e poi leggo il libro se il film mi è piaciuto, o se non mi è piaciuto nel caso di Alan Turing, sono andata subito a comprare il libro. Cos'altro dire? Se vi piace la biologia, la fisica quantistica o semplicemente anche solo la fantascienza, leggetelo, perché a parte che è uno di quei capolavori che non può mancare veramente nella vostra cultura di libri scientifici. Una cosa che ho letto da qualche parte è che anche se, come vi ho già detto, Asimov era un biochimico, per essere più preciso nelle descrizioni del libro, si è fatto aiutare da un team di altri scienziati e di medici per fare in modo appunto che tutte le cose fossero coerenti. Quindi, anche questo libro lo consiglio. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto e cosa no. Noi ci vediamo al prossimo video sulle recensioni di un libro scientifico o fantascientifico. Ricordatevi che se avete qualche domanda o se c'è un argomento in particolare di cui volete che io parli, scrivetemi pure. Al prossimo video, ciao!